Eccoci qui ragazzi, stessa live, ultima intro della giornata della live. Scusate chi mi sta seguendo. Continuiamo la saga di Doom 3 con l'espansione, perché all'epoca venivano chiamate espansioni perché erano vere e proprie espansioni del gioco, prolungamenti del gioco di Doom 3 e non DLC. Anche se ormai questo viene chiamato DLC di Doom 3, ovvero Resurrection of Evil. Ovvero che il diavolo praticamente rompe il cazzo ancora, again. Perché se ricordate, nel finale di Doom 3, c'è il dottore pazzo che inizia a volare con le sembianze di un demone a cui dobbiamo fare il culo. Quindi direi di innanzitutto mi devo preparare perché non mi sono preparato. Coltness, prima mi hai detto, prima che avviassi l'intro, che ti sei mangiato una bella pizza fatta in casa. Ah, se volete venire a parlare magari anche delle vostre pizze fatte in casa, passate nel link in descrizione del mio canale Twitch. Se vi fa piacere venire in mia compagnia, se vi piace il retro gaming, il variety e il multiplayer come Quake Champions e PUBG, che probabilmente se continuo così non ci giocherò più, perché a parte che di PUBG prima ho dato una notizia abbastanza sconfortante fra una live, un gameplay e l'altro, ovvero che è sceso la soglia dei giocatori sotto il milione. Per un gioco come PUBG che ne faceva 15 milioni. È sconfortante e sconcertante. Comunque dicevo, Coltness mi ha detto di questa pizza fatta in casa, ma la sai fare tu? Ce l'hai fatta tu? Comunque, allora, com'è andata ieri, Boshank? Buonasera anche a te. Com'è andata, Maluccio? Boh, perché a parte che, boh, non sono. Non, probabilmente se la qualità dei tornei è questa, evito volentieri di partecipare agli altri, almeno finché non aumento un po' la mia skill, perché mi hanno fatto praticamente un culo così. E soprattutto devo accertarmi che il giorno successivo non abbia nulla da fare, perché sono stato un'ora e mezza tra una partita e l'altra per giocare. Non è stato piacevole, te lo assicuro. Calcola che la seconda partita che ho fatto, detto vicino a quello, a un certo punto, senti, vinci perché perché sì, io devo andare via e quindi non ce la faccio restare. Che cavolo, eccolo qua, Doom 3. Contro chi ha giocato? La prima l'ho giocata contro Focus e la seconda contro non mi ricordo preciso, sai? Anche perché ti ripeto, la seconda l'ho giocata a malavoglia perché ero stanco, dovevo staccare la live perché non potevo fare tardi ieri sera. Per una sera che non posso fare tardi accade ciò. E quindi avevo anche sonno, ho detto vabbè, cioè, poi mi avrebbe comunque battuto perché era più bravo di me. Però ho detto, senti, vinci perché me ne devo andare. Poi faremo anche Lost Mission, raga. Devo trovare un po' un gruppo di persone più capaci che mi addestrino un po' a giocare, perché se continuo così non migliorerò mai e non potrò competere, cioè Dottoressa McNeil, sono non ha vicini. senso. Squadra rossa, registriamo la vostra posizione a meno di 100 metri dal segnale, ma non esistono dati sulla presenza dell'antica civiltà nella zona. Credo stiano lavorando su qualcosa, ma non vogliono renderci partecipi. Certe cose non cambiano mai. Che brutti sti Doom Marine, mamma mia. Pare
pare ci sia una specie di camera oltre questo muro. Qui mi serve una mano. Ho ricevuto. State pronti! State per aprire l'inferno, Matteo. Bravi. Siamo dentro. Qualcuno non voleva che questo posto venisse trovato. Dottoressa McNeil. Lo vede anche lei. Si sente l'audio, tutto a posto? Vai con Zulu, qui Echo 1. Datemi una... Abbiamo problemi con la vostra trasmissione. Voglio che quel collegamento sia ripristinato ora. Maledizione, non vedo niente. Occhi aperti. Raga, di questo pure ho la versione retail, eh. L'ho fatta vedere nel primo gameplay di un 3. Ma no, povera dottoressa. Il suo di diritto. Siamo stati liberati. I miei figli sono giunti. Come promesso. Alzatevi. Risvegliatevi. Ve la voglio far vedere lo stesso. Ci tengo particolarmente a farvela vedere. Eccola qui, raga. Questa è la versione retail di Resurrection of Evil. Facevano addirittura, vedete, c'era scritto Expansion Pack, quindi non DLC. E mia madre che urla al telefono. Dietro c'è scritto, non c'è scritta la trama, però c'è scritto che acquisisci poteri demoniaci, eh. C'era addirittura il libretto, raga, dentro. Ancora lo scontrino, eh. Infatti sì, questo lo pagai 5 euro dal GameStop. Lo presi tipo con una promozione. C'era addirittura, raga, il libretto nell'espansione. Ma le espansioni sono tutte digitali, DLC sono tutti digitali, non ci stanno più ste cose. Niente, raga, scusate la pausa, la breve attesa. Sono pronto. Ci hanno sopraffatto. Tempo di manuale. No, più che altro l'espansione che è una versione retail. Non si vede più questa cosa veramente da tempo in memoria. Qualcuno risponda. Facciamoci strada con tutto. Come si sale lì? Aia. Ma vedi a questo figlio di...
Questo figlio di buona donna. Qua raga, gli hanno restituito la faccia da teschio e le corna. Sono più decenti. Capate in bocca di me. La centrale Marine rispondi su nuovo Marine, Backmail Marine. Questo bene raggiunto è stato creato con il manufatto. E come promemoria del nostro impegno per la sicurezza di tutto il personale UAC. Ci sono molti motivi per cui essere contenti di questa nuova missione su Marte. Non solo farete parte di ciò che promette di essere un incredibile serpente, ma state anche ponendo le basi per il futuro della UAC. Puntiamo sul fatto che seguirete tutte le procedure UAC descritte nel vostro manuale. Grazie, questa va sul pitch face. Il nostro continuo impegno per la sicurezza include una determinazione squadre che sono state raddoppiate per l'ultima missione su Marte per garantire ai lavoratori la massima sicurezza. UAC sa che un lavoratore sicuro è un lavoratore. E continueremo a fare tutto il possibile per garantire un ambiente tutelato. Grazie dell'attenzione e godetevi il soggiorno. Qui c'era il caricatore del Mitra, ma non c'è il Mitra. Ci dobbiamo godere il soggiorno su Marte, sì. Put. La voce mica è troppo alta. Questa è l'arma all'Half-Life, raga. Mi ha lanciato una palla di fuoco. L'ho presa e l'ho rispedita indietro. Il problema è che non si può distinguere. Prendi questo costrittore. È più utile di quanto pensi. Si chiama costrittore. Ed è praticamente la copia sfudorata della Gravity Gun di Half-Life 2.
Il problema è che non sono distinguibili i suoni dei... cioè il sistema sonoro generale da quello dei dialoghi. Vedi, volume, abbasso giusto un po', magari... così. Sottotitoli sono messi a... sottotitoli, ombre... se non sbaglio... ma c'è un blu disattivato. Tacci tu, oh, ma stavi dicendo l'Egdroid? No, è proprio fatto a merda con i volumi, lascia perdere, pure io non capivo una sega. Eh sì, questo qua, la BFG c'ha, sì, questo è un po' piccolo problema. Ma lei è la tua stessa palla di fuoco. Io sinceramente avrei giocato le versioni che vi ho mostrato del 2003-2004, scusami, del gioco originale, perché quantomeno i volumi sono fatti bene. L'arma su che pulsante sta, no? Ah, eccola qua, sta sul pulsante 1, ok. Quanti livelli erano, raga, questo qua? Mi ricordo che durasse abbastanza anche questo, eh. A Coltness non mi hai più spiegato il fatto della pizza. Ah, adesso sono nuovi nemici. Ciao Kinder, che hai scritto? Salve programmi, cheat film tro... ah, perché hai scritto cheat.film, dai. Wow, manco la pasta riesce a fare. Buonasera a te Kinder. Devi mettere la tua zona, 516. Non avevamo mai visto nessuno fatto niente.
meccanismo di difesa da carne per l'altro. Cadendo di nuovo. Non posso crederci. Tutti bugiardi. Non siamo venuti qua per questo. No! 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 Innanzi botto colpisce ancora. Questi nuovi nemici, sapete raga, non mi ricordo che cacchio sono, come si chiamano. Eh sì, lanci la palla di fuoco, ti acchiappo e te la sbatto in faccia. Potrebbero metterla in Quick Champions, eh? Il primo boss. Tosto, eh. Non ma... Era più onesto. La battaglia è appena cominciata. Marin, rispondi. Marin. Perché non rispondi? Il segnale di trasmissione è tornato nella notte. Ascolta tu. Non è la prima volta. Ma ci servono più uno di questi si alza. Oh, abbiamo, ecco, perfetto, bellissimo, un cancro alle palle.
ma... Ah! Ho capito. Cosa ricordate? Ma sono un cretino lo. Vedete se qua ci sta qualcosa però da prendere prima che me ne vado. Qua ci stava la vita e non l'avevo visto. Ecco, voi che ne pensavate di questa espansione? E se soprattutto vi piacevano le espansioni? Il martello pneumatico in faccia. Ma gli armadietti di quel cavolo di cosa? Io l'ho giocato pochissimo questa espansione, penso nemmeno mi ricordavo del cuore demonio, quello che è. Beh sì, assolutamente merita la giocata adesso, cioè. Assolutamente merita la giocata. Alle strette toccava proprio su.
dall'alto si viene qua? Sì. Un bel salvataggio. Vedi, mo si è aperta sta porta di merda. Perché? Codici di sicurezza. Diciamo che i codici di sicurezza 028 e 029. 550. Lo sai che nella BFG Edition, te lo ricordi, Coldness, ci sta anche ci sta anche Doom 1 e Doom 2. Comunque non mi hai detto chi è che in casa tua fa la, sa fare la pizza. Chi è? Tua mamma? Come l'ha fatta? Scusami se sembro ripetitivo, ma lo sai che io alla pizza ci tengo. Viva le pizze, no, quelle che si danno in faccia. Esatto. Compleanno. Tiro avversario. Ma non c'è il codice dell'armeria. Io ho un pulsante, ho premuto. Che miseria, un pulsante ho premuto. I master level di Doom 2. Vabbè, ma io di Doom c'ho tutto, anche i vecchi normali. Quindi per questo non ho sto problema. Fastidio è che gli sti cadaveri. Ma quel gioco coreano com'è andato a finire poi? L'ultimo mosso è un Kim Jong-un padre. purtroppo no Alfio, però guarda, se proprio ci tieni, magari lo vedrai su YouTube, ma non so quanto si convenga.
Addio. No, come fa a farmi chiudere il canale? Rispondi. Rispondi. E c'è troppa bruttezza, pure laggiù. E ha appena contattato un professor Kratt, potrebbe aiutarci. È pronto per la traduzione della tavoletta scoperta di recente. Ma gli manca una parte importante chiamata il primitivo. Una sorta di chiave di cifra. L'abbiamo trovato anni fa, ma fino ad ora non avevamo capito come usare. Devi prelevare il primitivo dal deposito manufatti e portarlo al professor Kratt, nel laboratorio Erebus. Quella tavoletta potrebbe essere la chiave di tutto. Ben bene. Bravo me. Mi sono di nuovo rotto. Allora dillo i Sector che sei un cretino. C'è di peggio. C'è di peggio, dici? Fratelli, mi sono mancato. Peggio di quello. In teoria l'ho detto anche mentre ci giocavo. Effettivamente non è malvagio, diciamo a livello grafico, eccetera. Il problema però è che è stato mal utilizzata proprio. Chiedevo che ha giocato qualche settimana fa quello dove potevi prendere i boss una volta battuti, era comunque molto brutto. No, più brutto di quello giocato oggi? No, assolutamente no. Anzi, quella cosa dei boss era anche una peculiarità non malvagia. A differenza di questo che li ha praticamente riciclati. Mortacci tua. Figa. Ti prego, non da capo. Dio. Marin, rispondi. Rispondi. E ha appena contattato il professor Kratt. Potrebbe aiutarci. È pronto per la traduzione della tavoletta scoperta di recente. Ma gli manca una parte importante chiamata il primitivo. Una sorta di chiave di cifra. L'abbiamo trovato anni fa, ma fino ad ora non avevamo capito come usare. Devi prelevare il primitivo dal deposito manufatti e portarlo al professor Cloud, nel laboratorio Erebus. Quella tavoletta potrebbe essere la chiave di tutto. Backname, chiudo. Mi devo abituare.
Assolutamente sì. Poi tra l'altro appena prendo il PDA parte. Che meno male che ho fatto F5. Ah, bastardi, mettono il salvataggio, checkpoint dopo. Che arma è? È un cuore che ha trovato all'inizio questo marine e ha scatenato tutta la roba che stai vedendo adesso. Ovvero la risurrezione del diavolo, dell'inferno, di tutto quello che... Vedi come balla Nando? Raga, lo sapete, mi è venuto in mente un'altra roba che potrei portare sul canale, però non so se si può fare una cosa del genere. Matto, matto da regale. Effettivamente. Vuoi fare una minchiata, eh? Non ti tentare. Oggi va via. Preston Glen. Allora, chiudiamo. Casco.
No, non è un gioco, raga. A voi piacciono quegli, quelle robe che fanno vedere tipo su D-Max, quei programmi di cacciatori d'oro, pescatori, tutte queste cose qua. No, perché c'era una serie che agli inizi che uscì D-Max, sì, è stata una delle prime. Non la fanno più, non la fanno vedere più. Però non so se è legale farla vedere. Si chiamava Lavori sporchi, Dirty Jobs. Voi l'avete mai vista? È bellissima, una serie che mi piacerebbe ricominciare tipo da capo e farla vedere anche a voi. Il problema sarà comunque trovare le puntate. $150. Non l'hai mai vista? È molto bella quella serie TV. Ciao Bellbuster, buonasera. Parla di un il presentatore praticamente si cime, è quello che faceva Chef Ruby, che Chef Ruby ha copiato. Il presentatore praticamente Mike, non mi ricordo il cognome, Mike Rowe, si cimentava nei lavori più duri che l'uomo compie. Raga, non è che mi sapreste dire il codice di questo armadietto? 105. Ah! Dei lavori orribili qualche giorno nel documentario, i problemi e i rischi. Sì, esatto, colto. Ma perché? A me Mike Rowe sta simpaticissimo. Dai, no, era troppo un grande. Chi è che mi ha fatto il ride, raga? Perché non esce scritto? Ah, eccolo qua, codice a barre. Grazie mille. Grazie mille per il ride, codice a barre, benvenuti a voi. Codice a barre, tu streami? Io non lo sapevo. Ciao Rastan! Grande nome Rastang. Ah, però c'è la G finale. Ah, Chef Rubio. Chef Rubio, raga, all'inizio era simpatico. Poi mi è cascato un po'. Che figata, raga, i zombie. Oh, qualcuno che mi copia, mi trova il codice dell'armadietto 105. 105 non c'è. Come non c'è? Stream alle 5 di notte, ma ok. Cosa streami, codice? Io non lo sapevo. Mike Rowe però era simpatico. Peppe, benvenuto sul mio canale. Non so se sei appassionato di retro gaming. Perché quello è un dottore normale. Non voglio andare qua. Aspetta, se no. Grande, grazie Coltness. Che bello, raga. Vedete, questo serve quando qualcuno ti fa compagnia in live. Chi va là? Vattene, stai indietro. Non capisco. No, non avvicinarti. Sto male. No, 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 stai lontano. Poraccio. Mi sa che stava scritto a code, Thank you.
Mamma mia, com'è basso. Senti, se no, eccolo qua. Perché diventano mostri? Beh, bel boss è perché il diavolo si è impadronito di tutto. Ha corrotto anche gli esseri umani. Ma ti faccio vedere se becco di nuovo il mostro che trasforma gli umani in zombie, te lo faccio vedere. Ma sta cella io dove la devo mettere? In Doom 3 si sentivano un po' di più, qua si sentono ancora più bassi. Le ATP che prendono per il culo. All'inizio, quando è partito, Chef Rubio mi stava simpatico, poi ho cominciato a non piacermi più di tanto. Anche perché poi ha copiato altri programmi. Il gioco ha parecchie direzioni. Maledetto del sergente 428. Come fa a camminare ancora questo? Ma quante direzioni c'ha questo? Che ho scelto la direzione dove si continua. Vabbè, andiamo dall'altra parte. Ah, questa serve la doppia cella qua. Ok. Ah, mi sa che la devo prendere da... Che là c'era il coso della... Allora, prima di continuare però voglio vedere un attimo che si scende, ok. Ho un F5 qua, non voglio cadere a morte. E a che cazzo serve ciò? Ma vai pure, va. Ma che perdite di tempo. Per allungare il brodo. Ah, che si inventavano. Questo non si apre perché devo chiaramente attivarlo. Allora, ah, qui pure c'era. L'arma del cuore rallenta il tempo.
non ho mai capito precisamente cosa volessero citare, se il primo Doom, se Street Fighter, Super Turbo 3, perché comunque dei pugni, cioè non ho mai capito cosa volessero rappresentare questa roba. Ah, qua c'è l'armadietto del sergente, mi sa. Allora, com'era? 428. Groovy. La doppietta, raga, che nel primo Doom 3 non c'era. Parti così. Non me le ricordavo per niente. Lancia due colpi in uno. Ok. Stessi colpi, è bello, ora conviene usare la doppia. Che soddisfazione, raga, ammazzare i mostri che ha doppia. Ma che cazzo è scoppiato prima o poi? Vedi? Oh! Animo, tacci vostri. Manco la doppietta morite. Attenzione, sistema di filtraggio attivato. Rilevata contaminazione. Inizio filtraggio di collegamento. Lento, sì. Filtraggio magazzino completato. Ricordate.
primitivo, ah, devo trovare il manufatto. Ciao bel Buster. Comunque ti dico, prima che vai, non so, resta un attimo. I zombie vengono trasformati da, non so se le conosci, quelle teste volanti con le corna infuocate. Toccano gli umani e li trasformano in zombie. Registrazione di Viktor Kharkov, capo ufficiale scientifico. Confido che quando saremo in possesso del frammento di tavola mancante, avremo la conferma del rapporto tra ciò che abbiamo tradotto come cacciatori e il segnale che le nostre squadre di trivellazione stanno cercando. Ho paura che McNeil avesse ragione. Fine della... Riposati, buonanotte, grazie per la compagnia. Dove sono andato prima. Capito, comunque torno domani. Buona partita, scusami se sono stato da... Ma figurati, anzi grazie per aver resistito più che hai potuto, perché immagino che te ne soffristi già da prima. Livello 4. Quanti livelli sono, raga? Quanti livelli sono? A domani anche a te bel Buster. Ehi, tu! Sono qui! L'energia è saltata laggiù! Il picco ha sovraccaricato i generatori! Dovrai trovare un paio di celle energetiche per ripristinare quell'ascensore! Da quassù potremo farci strada fino alla superficie! Fai in fretta! Questo mi sa che fa una brutta fine, ma così proprio a occhio, È proprio nel momento in cui trovo le due celle. Fatto l'avviso con Ulisse e mi hanno messo il collino negli occhi. Ah, quello che ti dilata. Ti dilata le pupille. Mia, io quando mi faccio quella visita non mi ci metto proprio a comprare. Quantomeno non ci gioco. Ah, madò, come godo, dove ammazza questa cosa. Vieni here. Oh. Ma detto 408, se non sbaglio c'era il codice. Qui? Sette, se no. No. Nove, tre, sette. Oh, grazie. Fast Fast, bella Wolfness. Mega Man, allora, io con Mega Man c'ho un rapporto particolare, perché su Steam, se non sbaglio, c'ho la collezione dei primi, della seconda serie no, ma della prima serie c'ho la collection, che dovrebbero essere i primi tre Mega Man. Mi piacerebbe tanto tanto portarli in live, veramente tanto, però c'è un problema grosso che mi frena, ovvero che non lui, che i Mega Man sono difficili come la merda. Rischio di sclerare in live come non abbia mai sclerato fino ad oggi.
Ma stai zitto. Boom. 12 livelli. Ok, allora arrivo a 6 e mi fermo e faccio Tri 6. Questo è tosto, meglio lo ammazziamo subito. Faccio gli altri 6 la prossima volta. Questo è un altro PDA che serve. Eccolo qua. Meno male che questi ne hanno pochi. Ok, 937, per qua lo dicevo. Aspetta un attimo però, qua ho un dubbio. Giocare al tacchino, vuoi giocare? Era nascosto lì nella ghiaietta che era scuro. Hanno fatto anche Mega Man X Legion numero 1 e 2. Infatti quando si abbassa il prezzo. Guarda, io veramente Mega Man i primi li vorrei tanto tanto portare in live. Magari lo farò pure un giorno, però non mi sa che non lo finisco. Ma qui si torna indietro. Farò giusto una live dove ne parlo un po'. Ciao Palp, sì! Doom, questo è Resurrection of Evil però. Ma quanto tempo! Sei vivo? Tra l'altro non so se hai visto, è uscito anche Mega Man 11. Sì, sì, no, ma io i Mega Man li seguo. Seguo gli sviluppi e tutto. Però... giocarli è già un altro conto, eh.
L'ultima settimana. Ah, poi torni a farci compagnia in live. No, no, i Mega Man si sono sempre evoluti come grafica. Ma è giusto così, dai. Ci sta, per Mega Man ci sta. Ecco, prendo la roba e mi faccio male. Ah, armadietto 407. Nove, tre, sette, nove, sette. Questo qua l'abbiamo preso così. Qua apri. Vedo che si apre tutto qua, dai. Dammi la cella. Che senso di soddisfazione. Ya, yeah, spacca il vetro, dai. No, Cazzo. Sì, l'avevo intuito che concordavi con lui. Ma ah, questo c'è proprio che salgo. Ok, ho capito, di là non devo andare, ho capito. Cacchio dicono questi qua? Si è aperto qualche porta. Era meglio se te stavi a dormire, fidate. Fidate del zio Vivisetto, fidate. Super Turkey! Herbo Turkey Puncher! 3 Super Turbo Turkey Puncher 3. Super Turbo Turkey Puncher 3. I giornali hanno lasciato sempre gli stessi. Questa non è una porta. Allora vai, Jess. Lì è da dove vengo, queste non sono le porte, ok. Guarda che della serie Mega Man solo il 7 e 8 hanno una grafica diversa, più 9 di... C'era un PD a terra dove c'era il tipo che dormiva? Dove? Ah! Minchia, me l'ero accorto. Basta. Complimenti, che vista che hai avuto. Nulla di che. Io ricordo, raga, io ricordo Mega Man anche quello su PSP. Che praticamente la grafica non è quella retro. Tra l'altro senza quel PDA non mi avrebbero neanche fatto passare.
strati mortacci vostri. F5. Dove mi piace Mega Man, quello del, non lo so il nome, il titolo, perché quello non l'ho mai giocato, l'ho solo visto. E non ha la grafica adesso. Guarda, visto che ti vedo bello appassionato di Mega Man, probabilmente li porterò in live prima o poi. Però non assicuro una live completa decente. Fratemo, arrivo, fratemo! Tanto sto macello perché... Mi sa che fratemo è morto, fratemo. E infatti c'è sangue ovunque. Eccolo qui, fratemo! Sei morto, eh? Mi dispiace, fratemo. Mi dispiace assai proprio. Non è che ci sta qualche PDA che non abbiamo visto? Fratemo biondo questo. Ma facciamo sti posti stretti. Ah, qua praticamente sono dall'altra parte. Questa è chiusa. Via. Io di Mega Man ricordo la versione per PlayStation del mondo è completamente di dice l'episodio di... Sì, su PlayStation ce ne stanno diversi di Mega Man, non... Cioè, non ce n'è uno solo. Ma non ho visto che livello fosse questo qua. Ma si può vedere da qui, carica. Livello 5 dovrebbe essere. Nocemo! Mega Man Legends, sì, quello è tanto bello quello lì. L'altro, forse quello là è quello meno difficile. Problema di quelli della PlayStation, ecco, nel caso delle mie live, dove sono abituato comunque a collezionare i giochi, a fare, diciamo, le robe quanto più legali possibile per quanto riguarda almeno i giochi della Play, ovvero avendo la copia originale, mi creerebbe non pochi problemi, perché Mega Man sulla PlayStation sono inacquistabili. Non so se i nostri sistemi riusciranno a resistere ad altri picchi del genere. Stiamo lavorando con vecchie attrezzature. Se non avrò presto il primitivo, sarà troppo tardi. Visto? Lo dicevo che ce l'avrebbe fatta. Ah, si parla del diavolo e il tuo marine ha il primitivo. Procediamo con la traduzione al computer. Maledizione, un altro picco. Ci sei ancora? Professor Cloud, sei ancora lì? Funziona. È tutto qui, fantastico. Tutto combacia. L'invasione, i demoni, è tutto esattamente come negli antichi scritti. Dottoressa McNeil, le nostre ipotesi erano corrette. Il manufatto è un'arma dall'incredibile potere.
Questo spiega l'ossessione di Betrugger per l'antica civiltà. Sì, ma sembra ci sia molto più di quanto pensassimo. Gli antichi scrivono di tre inarrestabili bestie, orribili e potenti demoni chiamati i cacciatori. A quanto pare un riferimento ai protettori del manufatto. Ti contatterò appena ne saprò di più. Buona fortuna. Io sarò nei laboratori Phobos. Comincia ad avere un senso. Non solo il manufatto è una fonte di grande potere, ma è anche un portale. Una via a senso unico dall'inferno alla nostra dimensione. Ho bisogno di altre informazioni, ma è la dottoressa McNeil, l'esperta dell'antica civiltà. Devi portare a lei il manufatto se vogliamo capire come distruggerlo. Prendi la chiave per l'armeria. Ti servirà una maggiore potenza di fuoco. Arausce! No! Io mi ricordo che quando ero piccolino andava comunque... Scusatemi raga, durante i video mi silenzio per far ascoltare, perché sennò non si sentirebbe una pimpa. Mi ricordo che il primo Mega Man andavo a casa alle elementari. Il Mega Man su PlayStation andavo a casa di questo mio amico, non so se te lo ricordi tu, Pulp, Antonio Esposito. E lui ce l'aveva Mega Man e ci giocavamo tantissimo e mi piaceva anche un bordello. Però mi ricordo che era anche difficile da fare schifo, infatti non riuscivamo mai a finire. Facevamo semplicemente a gara a chi arrivasse più lontano. Ma poi da dove sono venuto? Continua da sci e io sfongo. Mi sponi vicino, beccatelo un colpo in faccia. Se hai visto quello PS di me, allora è la versione Powered Up, nient'altro che un ripetimento del primo Mega Man per NES. Ma a parte che quel Mega Man fa, quello che ho visto io da emulare, non so se la rivisita è probabile, perché è difficile quanto il primo. Mi ricordo solo che era difficile come la merda ed era brutto, veramente brutto da vedere. Probabilmente è un rifacimento mal riuscito. Non te lo so dire, io l'ho visto semplicemente da emulare, quindi non... Non ci sono codici. Mi sa che devo scavalcare.
Mighty No No. No, non era Mighty No No. Quello là lo conosco e fa schifo pure quello, ma interessante quanto è brutto. Bagno del tuo stesso colpo. Ma quanto stavo pensando? No. Oddio, questo mi sta... L'immortacci sua, questo qua devo fare. Devo fare una cosa urgentissima. Ecco. Almeno ci alziamo un po' la vita. Poi Mighty No 9, se non sbaglio, non sta sulla PlayStation. Prendila tutta ambientale. Ma mi serve. Attenzione, attenzione, dove sei? Aspetta, forse è il suo ultimo oggetto. Niente, raga, io quando non mi tocco la cosa davanti. Ambientale. Scusa me, ma io sto venendo qua dentro senza la tuta ambientale, non mi... E non mi dai seguito nel scuola fino... infatti la devo pigliare. Dove minchia sta? Ma l'ho presa già forse. Oh raga, o la indosso già o non capisco perché... Se qua sembrano tanto le fogne... state comodi là sotto, schifosi. Da come sono qua?
Ma vaffanculo. Dato il colpo di doppietta, non è morto. Qua è più bello di quello di Doom 3. Cattivo, più aggressivo. Comunque raga, penso che finisco sto livello e poi stacco Doom 3. Non so se qualcuno ci sta ancora, tipo Tinder, vuole giocare a quei. Allora mi ricordano le fogne di Doom. Facciamo un po' F5 qua. Quando hai detto ragazzi finisco questo livello e poi stacco, mi ha dato una pagina di Twitch e ho dovuto staccare. Twitch comunque sta dando problemi, raga. Parecchi problemi, parecchi problemi. Non solo a me, sta proprio i siti di streaming in generale avendo problemi. Ma niente qua, niente, che questo non doveva essere un posto di lavoro piacevole. Esci da ricerche livello 6, ok. Voi mi avete detto che questo gioco ha 12 livelli, giusto? Quindi direi di spegnere adesso. Ha salvato, vero? Sovra scrivere, accetta, sì. Direi di staccare qui e continuare i prossimi 6 livelli nella prossima live. Così non viene un gameplay abnorme, anche se penso che comunque un paio di orette è durato. Un'oretta e 20 sicuramente sarà durato. Come se quando non ricevo la pagina di internet perché manca la connessione. Sì, quello del network. Ti ripeto, Twitch sta dando problemi in generale un po' a tutti gli streamer. Come al solito, Twitch ha i suoi periodi. Ai suoi periodi di malfunzionamenti. Grazie Twitch, grazie. E poi in particolare oggi ho letto comunque anche da altre persone che si lamentavano, non altri streamer, proprio persone che magari sono anche interessate agli streaming, che si lamentavano che tutti i siti dove uno può fare streaming o dirette malfunzionavano.
non funzionavano bene. Anche oggi, per esempio, Critical stava facendo una diretta su Instagram, e mentre faceva la diretta si è proprio staccata così, senza, cioè non è che lui aveva tipo detto adesso sta, mentre parlava pu si è staccata e non si è più riconnesso, quindi è un problema. Oggi in particolare ha dato problemi, quindi comunque raga, oh, grazie per l'aiuto degli armadietti, grazie per chi ha visto questo gameplay, anche se ormai il gioco è abbastanza vecchiotto, però Doom 3 merita sempre una rivisitazione, soprattutto perché ci sono nuove generazioni da far conoscere, cioè da da istruire, e magari qualcuno come Bellbuster prima che non ricordasse o non ha mai giocato, non l'ha più finito, quindi è giusto riscoprire certe pelli. Il retro gaming serve anche a questo, ovvero a istruire nuove generazioni, scusate, e ricordare i vecchi che magari, oppure quelli che si sono messi certi titoli o non li hanno mai finiti. A proposito di vecchie generazioni, poi chiudo questo gameplay, non la live, a proposito di... non chiudo la live, Alfio, torno subito dopo. A proposito di generazioni, non so se avete letto la notizia, o comunque se vi siete resi conto, ma non ci sono più ragazzi nati negli anni 90 all'appello nelle nuove classi scolastiche, o comunque nelle classi scolastiche. Bene o male, chi, a parte qualcuno che è stato bocciato, non lo so, ma chi è nato negli anni 90 è fuori dalle scuole, cioè al massimo sta all'università, o ripeto, ma comunque sono una minoranza di bocciati, starà facendo ancora quarto o quinto anno, però quelli nati negli anni 90, quindi raga, questa cosa già ci fa sentire un tantino vecchi, anche perché sono nato negli anni 80, certo 89 alla fine, comunque ho vissuto gli anni 90 io, pure se sono 89, però porca vacca. Detto questo raga, chiudo questo gameplay, scusate se mi sono dilungato, volevo ricordare questa cosa, il retro gaming fa venire la nostalgia. Tanto proprio stamattina, dove sono andato a fare il servizio, sono passato davanti alla scuola dove ho fatto il primo superiore, e sono passati, con tanto che io sono stato anche bocciato un anno, sono passati 10 anni da quando mi sono diplomato, 16 anni. Pure io sono degli anni 80. Alfio, ti ho dato una cosa che ci fa sentire un filino vecchi. D'altronde io ho quasi 30 anni, quasi 29, però vado per i 30. Vabbè raga, grazie ancora, ci vediamo al prossimo video. Saluto YouTube, se volete venire a piangere con me di nostalgia e di vecchiaia, venite sui canali Twitch. Basta, me ne vado, non voglio dire niente.